questo incontro dello spettacolo dell'anno della scuola primaria di Lazzano. Esso rientra nei progetti del PITOF, praticamente sarebbe il progetto teatro e noi abbiamo scelto di fare il nostro spettacolino, quello di Carnevale, perché riteniamo che abbiamo bisogno tutti di un po' di allegria, siamo sempre un po' tristi, quindi abbiamo bisogno di ridere. E poiché Carnevale è la festa più allegra dell'anno, ecco che insieme ai docenti, ai bambini, abbiamo deciso di rallegrare un pochettino i vostri cuori con questo spettacolo che è molto interessante e che alla fine ci lancerà un messaggio molto molto importante, ossia dire ciascuno di noi deve essere se stesso, sebbene il carnevale favorisca e promuova di indossare una maschera giusto per interpretare e per interpretare dei personaggi nei comportamenti, nello spirito. Alla fine del nostro spettacolo, della nostra recita, della nostra commedia, emergerà un'unica e sola verità. Ciascuno di noi deve essere se stesso, non deve mai interpretare gli altri. Ciascuno di noi presenta una bellezza, una preziosità che prescinde dal resto, siamo unici. Quindi, e questo è il messaggio che noi vogliamo mandare a tutti quanti, quello di essere noi stessi. Il carnevale promuove, ripeto, indossare una maschera, ma quello lo si fa solo per divertirci, per divertimento, per allegria, per ilarità. Però nella vita reale ciascuno di noi rimanga quello che è. Lo spettacolo è stato preparato con dovizia e con profusione di energie sia da parte dei docenti che hanno accompagnato gli alunni, che devo dire ci hanno reso un attimino il lavoro faticoso, però sono bravi, non saranno perfetti perché nulla è perfetto e noi non aneliamo alla perfezione, siamo esseri comuni, no? Sono emozionati, io lo so, però io sono certa che riuscirete a divertirvi. E adesso io smetto, spero che davvero possiate vivere la magia del carnevale proprio stasera, perché è attraente il carnevale, no? E ha questa sua magia. È magico, anche il carnevale, tutto è magico, però il carnevale in modo particolare. Adesso lascio lo spazio ai bambini, i quali ciascuno di essi ha dato un contributo partecipando con emozione ogni giorno, impegnandosi, spendendo le energie. Però prima di lasciare il palcoscenico a questi cantori, a questi piccoli attori, voglio ringraziare intanto Stefano Moscato, presidente della Prologo, il quale in tutti questi anni ci ha sempre accompagnato, no? Abbiamo fatto sempre delle richieste alla Prologo e ha risposto sempre positivamente. Ringrazio i rappresentanti di classe, soprattutto la signora Massa, la quale davvero ha risposto sempre puntualmente alle richieste di questi docenti. Ringrazio tutti voi, ringrazio le famiglie e vi auguro di divertirvi. Lascio spazio ai piccoli attori. Grazie. Signore e signori, benvenuti alla festa più allegra e colorata dell'anno, il Carnevale! Preparatevi perché assisterete ad un momento davvero spettacolare. Luci, balli, suoni, canti, chi più ne ha più ne metta. Quindi diamo il via alla preparazione della nostra sfilata. Yeah.
casa c'è un fuso orario diverso. Ma come ti permetti, impertinente? Tu che con quel vestito mi sembra una televisione a colori. So benissimo che è carnevale, ma io non lo sopporto e non l'ho mai sopportato. Urla, spiriti, schiamazzi, la gente è impazzita. Penso che troppo studio le dia la testa. La gente di certo è impazzita, ma per la gioia. Questo è il periodo più allegro di tutto l'anno. È vero, Arlecchino, hai ragione. E tu, come al solito, hai il costume più rappresentativo di tutti. Con tutti quei colori, sei proprio il ritratto del carnevale. Bravo, Arlecchino, il nostro eroe. Uè, questa storia dei colori non la sopporto proprio. È sempre la stessa, Arlecchino di qua, Arlecchino di là. Meraviglia di te, Colombina. Ora ti ci metto anche tu a difendere questo sciocco sportello. Ma, dottor Balanzone, forse sta dimenticando che anche lei è una maschera della nostra festa. Anche se, certo, con il suo vestito tutto nero, forse potrebbe assomigliare più ad un becchino. Beh, ora basta con le discussioni, ci pensi a sedere le vostre idee. Ciao. Ma che stai facendo? Niente, mi hanno detto che la mia pistola è a... Ah, salve! No, basta adesso, non ne posso più! Si cambi, dottor Balanzone, se vuole me ne annutri per firmare un armistizio. Se c'è una cosa che non mi manca, sono le penne. Chiamate un medico, sto per sentirmi male. Beh, ora basta così, iniziamo la nostra sfilata. Non possiamo sfigurare, è la nostra festa. Non ve ne scordate, è la nostra festa. Parlare e cantare quanto volete, tanto non mi convincerete mai a far parte di questo.
chiasso e questo baccano. La mia vita è fatta solo di studio e di cultura. Chi mi ha chiamato? Sono io la specialista della zecca. Ma questo, da dove è stato fuori? A dire il vero, dottor Baranzone, che non la smette con questa versione per il carnevale. Non solo le stampate sulla Z, ma anche tutto il resto dell'alfabeto contrario, fino alla prima lettera. Aiuto, aiuto! Bravo Zorro! E viva Zorro! Beh, ora possiamo finalmente continuare i preparativi della nostra festa. Su, allegria! È vero, eroe dei mille colori, se non ci studiamo non faremo in tempo. Eroe dei mille colori? Non lo sopporto! Allora, ci siamo tutti? Facciamo la festa delle maschere. Dunque, iniziamo con la A. Arlecchino? Arlecchino? Questo non risponde, è assente. Sciocco, Arlecchino, sei tu? Oh, scusate, mi ero distratto. Andiamo avanti. B, Baranzone. Ora assente, per fortuna. Colombina? Ci sono, mio eroe colorato. Cowboy? Ciao, ciao, salve. Ora ti infilzo! Sai che paura? È meglio che le frecce le uso tanto per girare quando guidi. Adesso ti faccio vedere io. Basta, basta, smettete a criticare. Non è il momento. Come potete ben notare, l'idea non c'è. E la fatina? Sono presente. Eccomi qua, più bella che mai. Stai zitta, gallina. Silenzio! Allora, la gallina. Ma la fatina c'è. Non ci sto capendo più niente. Il mago, dov'è il mago? Ehi, indovino un po', ci sono, ma non mi vedi. La sparizione è il mio esperimento preferito. È tutto l'anno che mi alleno. Sono proprio un mito. Ma chi sei proprio scemo? Andiamo avanti. Il pantalone? Sono qui, naturalmente di questo amore, ma ci sono lo stesso. Il principe? Eccomi, in tutti i più splendori. Sono il più bello, il più ricco e non ho paragoni. Pulcinella, ci sei? Certo, non mi hai visto, mi ero colorato. Sei davvero molto spiritoso. Scegliere? No, non abbiamo il do, il mi, il qua, il sol. Basta Pulcinella, mi stai confondendo. Zorro è presente, sta inseguendo Baranzone. Ma chi manca? Ma chi manca? Ma chi manca? Sono sicuro che manca qualcuno. Hai proprio ragione, guarda un po' chi c'è. Stanno arrivando tutti insieme. Grazie.
e la divisione dei compiti. Io preparerò delle ottime frittelle. Tanto le uova me le fornisce la fatina. Cocodè, cocodè, strega, befana. Comprerò le luci, quelle più economiche, a basso consumo, mi raccomando. Giusto che si veda negli storie. Ah, d'accordo. Dai, portiamo l'allegria. Le risate. Gli scherzi. E la gioia nei cuori grandi. Mai sono pronta per la grande festa. È così commovente, ci viene proprio da piangere, che emozione il nostro cuore. Ti pareva, tanto per fare una cosa nuova. Io porterò lo zucchero, le zeppole e le zucchere l'olio. Ma se non ci stai zitto, ti do un zucchero in testa. Noi penseremo alla musica, vero? Giusto, siamo d'accordo, fratello. Gli azzurri e le stelle filanti. A proposito di cotillonzi, manca ancora qualcosa. I coriandoli, chi li porta? Io ho guardato a casa, ma non trovo nemmeno quelli dell'anno scorso. Anch'io l'ho cercato, ma niente da fare. E le case non ci sono. I magazzini sono vuoti. I negozianti sono spinti. Ma che succede, Mago? Tu ne sai qualcosa? Non scherzare, per l'amor di Dio, è tutto un anno che mi alleno, ma non sono mai riuscita a far scomparire niente. Anch'io ho controllato ed è importante la mia scorta. Non è possibile, non così stroncare male sui coriandoli. Dottor Balanzone, lei che ha studiato così tanto e conosce la risposta di chi fa ogni problema, ci aiuti, che possiamo fare? È molto semplice, più facile di quanto pensiate. L'unica soluzione è quella di rivolgere uno ispettore. Niente, Fede.
cantante. Oh, che tristezza, niente festa allora. Che dramma, che sconforto. Se no festeggiamo il carnevale. Ci viene proprio per piangere. È vostro vedere con queste lacrime. O vi faccio diventare per vostro riuscito. Certo, il problema è molto serio. Il primo di cui sospettare è il mago. Ci pareva, ci hanno chiamato pure l'ispettore. Grazie della fiducia trovo tutto, ma se ti aspetti che sia merito mio, non troverai un fico secco. Peccato, ci avrei messo la mano sul fuoco. Ok, sono tutti indiziati, tranne il mago. Il cerchio si restringe. Stiamo freschi, di questo passo arriveremo a Natale. Bisognerebbe trovare una prova, un indizio. Ehi, ma che cos'è questo? Un coriandolo verde, un altro giallo, un altro blu. Scusi, il mio mascherato di non so niente. Ma il giallo, chi sta parlando con me? Io non c'entro niente con la scomparsa dei vostri coriandoli. Perdonatemi, io non volevo fare del male a nessuno, non volevo rovinare la festa. Sono follemente geloso. Ogni anno sento che bello Arlecchino con tutti quei colori. È proprio il ritratto dell'allegria. E io invece sono tutto bianco con la maschera nera. Non mi accetto più. Volevo toccare tutti i coriandoli sul mio costume ed essere finalmente il più bello e colorato di tutti. Ma Pulcinella, che dici? Tu sei la maschera tradizionale più famosa di tutto il mondo. Sulla presenti là. Il sole. Il mare. La pizza. E San Gennaro per subito ve lo mettete. E lei, dottor Baranzone, ha capito che nella vita non esistono solo lo studio, i libri, le enciclopedie, ci vuole sempre lo spazio per un sorriso. Delle giuste stelle con le uova della fatina sono venute benissimo. Scemo di un mago, ma questa qui quando
sparire. Ci sto provando, ma non ci riesco. Ma quanto è bravo questo mago. Non riesce proprio a far niente. È davvero un incapace. Oddio, ci viene da ridere. Oh, finalmente! Se ridono anche Pierrot, vuol dire che quest'anno la festa sarà proprio completa. Hai ragione, Borlecchino, sarà un carnevale indimenticabile. Certo, li fermerò volentieri. Sarebbe il corno se proprio io, che trovo tutti i vi perdessi un evento così eccezionale. E non amiamo nemmeno la perfezione, però i bambini si sono impegnati e io, i colleghi, loro si sono divertiti, non so voi. Ora con un applauso ci dovrete dimostrare che vi siete divertiti. È tutto per i bambini. Bravi! Grazie per essere venuti. E vi auguriamo una buona serata e ancora buon carnevale, perché ancora si festeggia. Buon martedì grasso, buonasera a tutti e grazie.